Ciao, sono Enzo e benvenuto nel mio canale. Oggi ho deciso di iniziare una serie di tutorial dedicati interamente alla post-produzione e per farlo utilizzerò i software che uso normalmente, che sono Photoshop, Lightroom e Camera Raw. Per cui ho deciso di volta in volta di scegliere una o due fotografie e farvi vedere quelli che sono i passaggi che utilizzo per ottimizzare le mie fotografie. Ovviamente, come già saprete, sul web potete trovare sia tutorial che guide, articoli, eccetera, che riguardano Photoshop e la post-produzione. Ma qualora abbiate dei dubbi, scrivete sotto nei commenti e proverò a rispondervi. Oggi volevo iniziare quindi con questa fotografia che vedete al mio fianco e farvi vedere quali sono i procedimenti che ho utilizzato per realizzare questo fotomontaggio. Per cui, ci vediamo dentro. Ok, adesso eccoci qua nell'interfaccia di Photoshop. Ho già aperto il programma semplicemente avviandolo. Adesso vado su questa cartella in cui avevo già preparato delle immagini che andremo a lavorare. In questo caso basterà semplicemente prendere l'immagine e trascinarla qui dentro e automaticamente verrà aperta. Adesso questa è una foto che avevo fatto qualche tempo fa, semplicemente così un paio di mie vecchie scarpe, insomma, che adesso andremo a scontornare attraverso questo strumento di selezione rapida. Basterà quindi tenere ammaccato il pulsante sinistro del mouse e praticamente trascinandolo sopra il soggetto vedrete che già come va a selezionare, diciamo, questo soggetto. Beh, adesso non è molto preciso, però per adesso una prima selezione, diciamo così, una pozza di selezione. E già nel momento in cui ci sono ad esempio questi accessi, io non volevo selezionare questa parte. Posso andare su questi tastini qua, in cui vedete appunto il simbolo più e il simbolo meno. E basterà in questo caso selezionare il simbolo meno e se vado a tracciare questa parte di codice non mi interessa, andrà a cancellare la selezione praticamente. Mentre per aggiungere quest'altra parte devo ritornare qui, per cui aggiungo più e seleziono nuovamente questa parte di qua. Ok, ecco qui. Adesso zoom l'immagine con la rondella del mouse e vado nuovamente sul simbolo meno del pennello e vado a togliere queste parti che non mi interessano. Ok, zoom ancora. Adesso, non so quanto riuscirà a essere preciso perché sono parti veramente piccole. E diciamo che così avremo già un primo scontorno. Adesso per vedere meglio la parte selezionata posso andare su questo tasto di qua, questo qui. Questo tasto vediamo che tutta la parte selezionata, o meglio la parte non selezionata, viene evidenziata in rosso. Qui vado su strumento pennello, che è questo di qua selezionato, e vado a scegliere un pennello morbido da qui. In questo caso questo qua, gli do una dimensione, per adesso provo 21, e attraverso questo pennello posso andare a fare una prima correzione della selezione. Ad esempio vedo questa parte di qui che non voglio selezionata e in questo modo, mentre passo il pennello, vado a colorare di rosso e questo vuol dire che andrà a selezionare, mentre per deselezionare basterà premere il pulsante X da tastiera e andrò a invertire, ovvero andrò a cancellare la selezione. Per cui vado, in maniera per adesso così, insomma, un po' sbrigativa, a cancellare queste parti di qua che interessano. Ovviamente più saremo accurati, migliore sarà il risultato. Per cui nel momento in cui vado a deselezionare questo tastino, vediamo che vedo nuovamente la selezione, ma appunto con, diciamo, le piccole migliorie che ho fatto in questo momento. Un altro modo poi può essere andare su questo strumento di qua, che è strumento lazzo, e scelgo il secondo, ovvero strumento lazzo poligonale. E in questo caso, ad esempio, posso andare a selezionare queste piccole parti di qua, col pennello non venivano, diciamo, molto bene. Per cui vado a selezionare in questo caso, vedete questi quadratini messi qua sopra, e vedete già selezionato i due quadratini in cui uno è più chiaro e uno è più scuro, che vuol dire andare a togliere la selezione. Per cui mi metto in questo punto e ammaccando il tasto sinistro del mouse vedo che potrò incominciare a tirare delle linee e ogni volta che clicco il tasto sinistro
questa linea si andrà selezionando, per cui faccio così, clicco fino a selezionare tutta questa piccola area di qua. E una volta finito, praticamente, ecco qua, questa parte di qua risulterà non selezionata. Infatti, se andiamo nuovamente in questo tasto, vediamo che adesso qui all'interno è rosso, quindi non selezionato. Per cui una volta definita questa selezione posso andare su livelli attraverso questo simbolo di qua, e nel momento in cui apro vedrò questi piccoli simboli qua sotto e andrò a scegliere lo strumento maschera, questo qua, ed ecco qui che abbiamo praticamente le nostre scarpe selezionate, ovvero sono isolate dal resto del fondo. Ok, adesso fatto questo posso andare nuovamente nella cartella dove avevo già salvato queste immagini e prendo lo sfondo che avevo deciso di inserire dietro le scarpe, che è questo di qua. Ok, per cui adesso faccio tasto CTRL da tastiera più lettera A e mi andrà a selezionare tutta l'intera immagine. Dopodiché sempre tasto CTRL da tastiera e tasto sinistro da mouse, e in questo modo potrò semplicemente trascinare l'immagine all'interno di questo documento. Ecco qua. La vado a sistemare per adesso così, e praticamente siccome le scarpe saranno ovviamente poste sopra questo livello, basterà andare qui e prendere, trascinare proprio da qui l'iconcina praticamente sotto le scarpe. Per cui quello che posso fare adesso è, una volta selezionato il livello delle scarpe, che è questo di qua, intanto posso andare a cambiare nome del livello, per cui faccio doppio clic qui sul livello e scrivo ad esempio scarpe, mentre sul livello sotto andrò a scrivere sfondo. Ok, dopodiché torno sul livello delle scarpe e la prima cosa che vi suggerisco di fare è quella di fare col tasto destro, comparirà questa finestra, e andiamo su converti in oggetto avanzato. Ecco qua. E se vediamo adesso l'iconcina delle scarpe del livello ha cambiato, diciamo che ha un simbolo in più, e questo diciamo che è uno strumento utile per conservare la qualità dell'immagine. Poi con il livello delle scarpe selezionate, intanto vado a fare tasto CTRL più lettera T da tastiera e vediamo che posso andare a fare praticamente a trasformare la dimensione del soggetto, perché in questo caso mi sembrano troppo grandi le scarpe, le voglio ad esempio più piccole. Quindi posso andare a prendere un angolo qui dell'immagine e trascinandolo praticamente vedete che cambiano dimensione, ma allo stesso tempo posso anche andare, diciamo che si deformano. E per risolvere questo problema basterà tenere premuto il pulsante Shift, e in questo caso potrò ingrandire e rimpicciolire, diciamo, la dimensione del soggetto, però mantenendo la giusta proporzione. Per cui ad esempio decido di mettere ad esempio queste dimensioni di qua, per cui lascio e do l'ok. Una volta fatto questo posso andare a spostare il soggetto ad esempio nella parte di scena che voglio, ad esempio qua. Ovviamente in questo momento appare estremamente finta, cioè si vede che sono delle scarpe, diciamo, appiccicate lì su questo sfondo, perché hanno un'illuminazione diversa, le dominanti di colori sono diverse. La cosa fondamentale che manca per rendere realistico questo fotomontaggio è, secondo me, l'ombra. Questo secondo me è il primo elemento che ci aiuterà a ottenere un buon fotomontaggio. Ok, adesso vado a creare un nuovo livello attraverso questo tasto di qua e mi servirà praticamente per disegnare l'ombra delle scarpe. Ok, per cui adesso seleziono il livello vuoto, vado a selezionare un pennello e in questo caso andrò a scegliere nuovamente un pennello dalla punta morbida e vado a scegliere da qui un'opacità ad esempio del 21% in questo caso. Seleziono il colore, che sarà questo di qua, va bene, il nero. Ok, e dopodiché decido l'ampiezza del pennello, e come abbiamo visto posso andare a selezionarlo da qui oppure da tastiera posso fare comando alt tasto destro del mouse
Vediamo che trascinando il mouse a destra ingrandisco la dimensione del pennello, mentre portandolo a sinistra il pennello si andrà riducendo. E in questo caso imposto ad esempio una misura di circa 200. Adesso nel livello vuoto selezionato, se vado a colorare l'ombra, vediamo che in questo caso in effetti l'opacità è troppo bassa, per cui la porto a, ad esempio, 30%, già un po' meglio. Ma conosci solo questa? Vabbè. Per cui vediamo che vado a colorare l'ombra, magari ci ripasso più volte, vediamo che passando il pennello anche sopra la scarpa non potrò colorarla proprio perché il livello delle scarpe è sopra. Per cui CTRL Z per andare indietro, ok, e da qui mi vado a disegnare bene o male quella che potrebbe essere un'ombra, diciamo, realistica, per cui questa parte di qua sicuramente qui, poi qua. Allora, per adesso va bene, insomma, continuiamo a colorare la nostra ombra. Diciamo che già incominciamo ad avere una scena un po' più realistica, ovvero sembra che le scarpe quasi realmente poggino, siano lì, insomma, sulla strada. Per cui vado ancora ad esempio a scurire questa parte di qua. Vado ovviamente velocemente adesso per non perdere troppo tempo. Ad esempio i lacci delle scarpe, se guardo qui, ecco, vedo che c'è ad esempio questa ombra di qua, posso andare a simulare. Per cui rimpicciolisco la dimensione del pennello e faccio ad esempio qua, cioè qua, ok, e altre piccole cose magari per cercare di farla apparire il più realistico possibile. Ok, adesso vado a rinominare intanto questo livello che chiamo ombra scarpe. E ne vado a creare uno nuovo di livello che porterò stavolta sopra le scarpe e che vado a chiamare ombra 2 ad esempio. E sempre col pennello selezionato, questo mi servirà, come dire, per dare un effetto più realistico, perché come vedete qui lo stacco tra l'ombra e la scarpa è troppo netto. E anche qui, diciamo, sembra fin troppo scontornato, insomma si capisce che è poco realistico. Per cui cosa vado a fare? Con un'opacità del pennello molto bassa, ad esempio impostando 16%, vado qui piano piano a scurire queste parti che realisticamente, insomma, non sarebbero così chiare. Vado a scurire tutte queste parti che sembrano, come dire, che staccano troppo il soggetto dallo sfondo. Ovviamente più sarete accurati, più il risultato sarà migliore. Io per adesso vado un po' velocemente, giusto così per farvi vedere l'esempio, insomma. E già così sembra un po' più realistica, insomma, si potrebbe fare sicuramente di meglio, ma no. Accontentiamoci. Già vediamo che deselezionando questo livello, questo è senza le ombre di sopra, mentre questo è senza le ombre di sotto. E già c'è, diciamo, una bella differenza. Adesso, se ad esempio ho cambiato idea e voglio spostare le scarpe, se seleziono il livello, poi tasto CTRL, tasto sinistro per spostare, vedo che praticamente sposto le scarpe, ma mi rimane lì l'ombra messa lì. Adesso CTRL Z per andare indietro. Quello che posso fare in questo caso è selezionare i due livelli delle ombre più quello delle scarpe, in questo modo, per cui ho semplicemente tenuto il tasto CTRL e ho marcato i tre livelli, e vado su questo piccolo simbolo di qua, che mi consentirà praticamente di unire i livelli, diciamo di collegarli, e vediamo che nel momento in cui lo seleziono compaiono appunto queste tre piccole catene. Questo perché nel momento in cui lo seleziono le scarpe, provo a spostarlo, andrò a spostare anche l'ombra. E posso decidere, magari, non so, di spostarla leggermente più in qua o metterla magari più qua, e anche allo stesso modo di ingrandirle maggiormente. Insomma, tutti i livelli praticamente subiranno, diciamo, la stessa trasformazione. Ecco qua. CTRL Z, insomma, riporto come prima perché tutto.
tutto sommato andava bene, per esempio. Ok, adesso fatto questo, vado a duplicare il livello delle scarpe. Per cui seleziono il livello, tasto CTRL più lettera J da tastiera, e vediamo che il livello delle scarpe è duplicato. Quindi demo scarpe e scarpe coppia. Adesso su questo secondo livello, col tasto destro, posso andare a fare e andare a selezionare rasterizza livello. E in questo modo sarò più libero di fare tutta una serie di regolazioni che prima non potevo fare. Però allo stesso tempo avrò comunque una copia del file originale. Per cui adesso sul livello selezionato scarpe copia vado su immagine, regolazione, curve. Questo perché intanto vado ad aumentare un po' il contrasto delle scarpe. Diciamo questo per dare un effetto più simile al tipo di regolazione che ha l'immagine sotto. Per cui alzo qua le luci e abbasso le ombre dando più contrasto. E possiamo vedere qui attraverso il tastante prima, quindi come erano prima e come sono adesso. Do ok. Vado su immagine, regolazione e bilanciamento colore. Questo perché vedo che la luce che illumina le scarpe è molto diversa, diciamo, a quella che illumina invece la strada, questa immagine qua. Per cui provo ad esempio dando un po' più di giallo e comunque provando ad alterare un po' quei colori, avvicinarmi di più a quella che è, diciamo, la tonalità della foto sotto. Attraverso il tasto anteprima vediamo il cambiamento, adesso è veramente leggero, però insomma fa una piccola differenza. Adesso un'altra cosa che posso fare è andare a prendere questo strumento di qua, per cui tengo premuto col tasto sinistro qua su questa piccola icona, io scelgo strumento sfoca, e imposto un'intensità ad esempio di 25%. E quello che vado a fare adesso è selezionare sempre il livello delle scarpe e andare a ammorbidire un po' questi bordi di qua, che come vedete qua sembrano fin troppo netti. Diciamo che va a ammorbidire un po' quello che è il ritaglio della foto e la fa sembrare un po' più realistica. Qua questo bordo si capisce troppo netto, anche questo qua. Questi, diciamo, sono piccoli dettagli, piccoli accorgimenti che però insomma, vedrete che faranno la differenza poi. Ok, adesso che abbiamo un'immagine che diciamo ci soddisfa abbastanza, quello che faccio io almeno è selezionare i vari livelli che mi interessano. Una volta selezionati tutti, faccio CTRL J e mi dà una copia dei livelli che possa andare a fondere, diciamo, tra loro per avere un'unica immagine. Per cui vado con tutti e quattro i livelli selezionati, faccio unisci livelli da questa finestra qua e mi darà praticamente un unico livello di tutta la scena. Per cui adesso non avrò più le scarpe selezionate, l'ombra di sotto e l'ombra di sopra, avrò un unico livello, ma ad ogni modo comunque avrò i livelli separati qui sotto, per cui in caso di ripensamenti posso andare giù, andare a ritoccare ogni singolo livello. Questo torna utile perché adesso posso andare a lavorare diciamo sull'intera immagine, per cui ad esempio voglio andare a dare più nitidezza, vado su filtro che trovo qua sopra e vado a scegliere ad esempio nitidezza, maschera di contrasto qui, e mi si apre questa finestra di qua. Adesso vado da qui, rimpicciolisco un po' il soggetto perché è troppo ampio. Ok, qui attraverso anteprima vedo diciamo già l'effetto della nitidezza, che in questo caso è fattore 90, devo dire che è un po' troppo. Posso scenderlo ad esempio a 65, raggio 0,9, soglia 1. Do ok, CTRL Z, questo è il prima e questo è il dopo. Diciamo che anche qui sono piccole differenze che però si fanno notare. Adesso quello che faccio è andare qui su questa icona, quindi regolazioni, e vado a selezionare qui sul simbolino della macchina fotografica un filtro, ad esempio filtro caldo, posso andare a scegliere tutta una serie di filtri.
E quello che in genere mi piace utilizzare è il filtro giallo intenso. In questo caso metto una densità pari al 50%, che è troppa, però poi posso andare a modificarla anche dopo. Per adesso va bene così. Chiudo questa finestra, torno su livelli e qua vedrò il filtro che è questo di qua. L'effetto adesso è esagerato, però se vado qui posso andare a selezionare l'opacità praticamente del livello, del singolo livello, per cui vado a impostare ad esempio da qui poi un 35% ad esempio, e vediamo la differenza con e senza filtro. Diciamo che riscalda un po' l'immagine e gli dà comunque un'atmosfera più omogenea. Ok, adesso quello che farei su questa immagine sarebbe, torno su questo livello qua che intanto vado a rinominare, metto qui Ctrl J, duplico quindi nuovamente il livello e vado su filtri, altro, e vado a selezionare accento passaggio. In questo caso lascio raggio, quello che uso in genere sì, è un 36 pixel all'incirca. Ok, 36, do ok e poi vado su qui, su questa finestra, vediamo c'è scritto normale di default, ma posso andare a selezionare diverse, sono praticamente le fusioni di livello. E se vediamo posso andare a fare ad esempio sovrapponi, che mi dà questo effetto molto forte, diciamo molto, molto inciso. Oppure posso andare su colore brucia, vabbè, questi sono poi. Io quello che uso in genere è luce soffusa e vi faccio vedere la differenza con e senza la sovrapposizione del livello. Vedete che già dà un effetto molto più inciso, diciamo, posso anche comunque andare un po' a smorzare questo effetto perché magari qui risulta troppo incisivo. Vado anche in questo caso su opacità livello e vado a impostare ad esempio un 50%. E vediamo quindi senza e con. Anzi, vado ad aumentare anche a questo caso 70%. Mi dà un effetto molto più incisivo, più contrastato, insomma così, che magari in questo genere di foto ci sta. E dopodiché mi basterà andare su File, Salva con nome, vado a decidere in quale cartella, insomma, salvare il file, in questo caso la cartella in cui già avevo gli altri file. Posso decidere qua di dare il nome scarpe, scarpe Photoshop, adesso scrivo. Ok, e qua vado a selezionare il formato che mi interessa, ovvero JPEG. Metto salva, ok, mi dice la qualità dell'immagine andrà benissimo qui la massima, per cui a 12, faccio ok e il file è salvato. E questo che vedi, insomma, sarà più o meno il risultato finale. Per cui ci vediamo alla prossima. Ciao!